Allora, io adesso lo so che tu lo stai reclutando come ballerino. Esatto. In realtà è lui che mi sta reclutando come ballerino. Stiamo il ballerino perché contratto. Sta facendo un nuovo fondo che si chiama Vintage. E quindi sta reclutando i ballerini storici. Ecco. Buonasera ragazzi, Dance Music Awards 2022, ci siete anche voi, bellissimo rivedervi. Sì, anche noi è bellissimo rivederci, sì, perché dopo poco tanto tempo. E poi è il bello della manifestazione anche, un po' ritrovarsi tutti quanti. Secondo me è una bella cosa una volta all'anno di poter riunirsi tutti quanti, perché non succede mai durante l'anno, non abbiamo mai il tempo. No, ma poi tra l'altro stasera fa specie e vi spiego perché. Siete qui tutti belli, sorridenti, che ridete, scherzate, tutti che si vogliono bene, sembra quasi irreale. Ma perché non stiamo lavorando per quello? Quando lavoriamo sempre super tesi, super concentrati, stasera ci divertiamo. È un divertimento oggi. Non c'è concorrenza stasera. No, no, ma io lui no, no. Sicuramente no. No. Ma nemmeno con gli altri. Nemmeno con gli altri. È giusto che vinca sempre il migliore. Bravo, questa è una bella cosa. Allora, lo scopo di questa manifestazione non è chi vince, è veramente, secondo me, la manifestazione è corretta perché ci vediamo tutti quanti. E questo, secondo me, è la cosa più importante. Non vincere. Vincere è... sai già di vincere quando sai che tu stai facendo un ottimo lavoro. Che bei concetti che non si sentono spesso, eh? Sono contenta, bravi. Quanto è importante avere questi ID, questi Dance Music Awards? Dovrebbe, noi guardiamo sempre all'estero, no? L'Italia la consideriamo poco, è sempre bello quello che succede all'estero e è sempre meno bello quello che succede in Italia. Questa sera dimostriamo che non è vero. È importante che ci siano manifestazioni come questa perché comunque danno lustro e visibilità al nostro settore, quindi è importante che ci siano i Dance Music Awards anche in Italia. Ragazzi, grazie e buona serata. Grazie a voi.